La news che vi porto oggi mi fa un certo effetto, devo dire, perché io avevo pensato questa cosa già un sacco di mesi fa, ok? E ve ne ho anche parlato nelle news in una qualche maniera, anche se vabbè, era una cosa molto azzardata ed era solo una mia speculazione, quindi lascia il tempo che trova. Però, effettivamente, quando vedi una cosa che fa parte dell'universo Microsoft e che viene, se vogliamo, annunciata a metà dallo stesso Phil Spencer ed è effettivamente una cosa che avevi pensato tu un sacco di tempo fa, vabbè, insomma, fa un certo effetto. Però mi interessa parlare non certo di questo, ma di quello che comporta, ovvero la notizia che Phil Spencer ha detto una cosettina interessante, ovvero: e se la tua Xbox diventasse un'app? In un'intervista a The Verge, il capo Xbox Phil Spencer ha rivelato che probabilmente vedremo un'applicazione Xbox apparire sulle Smart TV nel corso del prossimo anno. Sì, avete capito bene, proprio applicazione Xbox. Ma per cosa? Per cosa? Spencer aveva già accennato a degli stick per lo streaming televisivo per xCloud il mese scorso, altra cosa degna di nota, ok? A questo punto tutto suggerisce che potremmo vedere un hardware simile o un'applicazione Xbox per la TV nel corso del 2021. Attenzione che Microsoft sta attualmente lavorando a xCloud per dispositivi iOS e questo lavoro permetterebbe già di per sé xCloud di espandersi su TV, browser e altrove. Questo è molto importante, ragazzi. Ora, parliamone un secondo perché questa potrebbe essere una cosa veramente grossa, ovvero: Microsoft negli ultimi anni, come sapete, sta puntando tantissimo sui servizi. Il Game Pass lo considero il miglior abbonamento esistente in ambito videoludico al momento. È veramente fantastico, lo sto adorando, a me personalmente sta facendo risparmiare anche un sacco di soldi e mi sta anche facendo conoscere dei giochi, onestamente, perfino a me che sono comunque molto dentro le news e controllo i giochi in uscita. Insomma, è veramente una risorsa senza precedenti per un videogiocatore e sono estremamente contento che esista, lo uso costantemente quasi ogni giorno, bellissimo, tutto bellissimo, perlomeno per la mia opinione, ma mi pare molto condivisa questa cosa. Ma questo, più che un servizio in sé e considerarlo come entità a sé stante, dovremmo considerarlo come segno dei tempi che cambiano, se non altro dal punto di vista dell'ecosistema Microsoft, perché è evidente che Microsoft sta puntando sui servizi talmente tanto da voler offrire il Game Pass come obiettivo vero e finale del prendere utenti. Cioè, non gli interessa più tanto vendere la console in sé, ma gli interessa accalappiare, tra virgolette, un utente nel Game Pass, ovvero all'interno di un abbonamento, ovvero farlo entrare nell'ecosistema Microsoft, con qualunque mezzo, non per forza tramite l'acquisto di una delle console. E nonostante questo, Microsoft è quello che ha creato la console Xbox Series S, che è senza dubbio la console di next gen più economica, con 2,99 riesce a portarti a casa quella che di fatto è una console next gen, al di là delle limitazioni hardware, cosa piuttosto rilevante, direi. Ma non ci si ferma qui, non ci si ferma qui, si va molto oltre le console. Il Game Pass è già include già xCloud, cioè il servizio in streaming, se hai il Game Pass Ultimate, da utilizzare su Android, ma quello che è stato già detto e che rispondo anche alle persone che me lo chiedono, perché sotto i video che faccio del Game Pass ci sono molti a chiedermi anche quando sarà disponibile su browser PC, per esempio, oppure quando sarà disponibile su iOS, eccetera. Arriverà, ragazzi, Microsoft questo l'ha già detto, ma io ho sempre ipotizzato che se questo ragionamento è vero, se Microsoft interessa soltanto prendere l'utente per il Game Pass, o meglio, principalmente prendere l'utente e metterlo nel suo universo tramite il Game Pass, allora tutto vale a questo punto. Allora puoi avere xCloud o l'universo Microsoft sostanzialmente dovunque e dovresti averlo in tutti i posti possibili immaginabili. E tant'è. Io infatti avevo immaginato che Microsoft avrebbe creato l'equivalente del Chromecast, no? L'equivalente del Chromecast di Google da attaccare alla TV e sostanzialmente fare tramite quello la possibilità di avere accesso al servizio di xCloud, ok? Questa piccola scatoletta, questa cosa veramente piccolissima da attaccare alla TV e attaccare alla rete internet tramite la quale puoi giocare ai titoli in streaming direttamente alla TV senza avere assolutamente una console. Io questo l'avevo già pensato e quello però dopo poco è stato confermato, quindi non è che ci volesse un genio, no? Però mi sono detto,
le nuove TV hanno effettivamente al loro interno la, tra virgolette, potenza hardware necessaria a far girare anche un'applicazione nativa di Xbox che supporta xCloud. Quindi tutto sommato potremmo vederla anche nelle TV, questa cosa io l'avevo pensata mesi fa. E qui c'è la conferma ufficiale. E non lo sto dicendo per dire, oh mio Dio, sei stato bravo a indovinarla. No, sono semplicemente andato avanti col ragionamento e lo vedo confermato e quindi ci si può speculare un altro po' sopra. Ovvero, fin dove si vuole spingere Microsoft però? Le vedremo anche nei tostapane le app per xCloud? Perché a sto punto vale veramente tutto. Le potremmo vedere su qualunque cosa. Veramente qualunque cosa. E potremmo un giorno vederla perfino su PlayStation? Una cosa del genere? Mi sto spingendo troppo oltre, mi rendo conto qui gli interessi diventano molto divergenti tra Sony e Microsoft, mi rendo conto, però se davvero è questo il punto della questione per Microsoft, in fondo a Microsoft che cosa gliene importa, no? Probabilmente il problema sarebbe molto più per Sony, ma io credo che Microsoft potrebbe persino farla, questa cosa, cioè se dipendesse da lei, però immagino che Sony poi non vorrebbe. E ok. Ma Switch? Come la mettiamo con Switch? Perché tutto sommato Switch non ha poi così tanto catalogo in comune con Microsoft, perciò potrebbe essere interessata a offrire questo servizio tramite xCloud magari ai propri utenti Nintendo e senza necessariamente dover avere un ritorno di vendite su alcuni giochi, perché tutto sommato io non credo che sia così sovrapponibile il catalogo Switch a quello Microsoft, perciò secondo me potrebbe essere un beneficio per entrambi. E qua si parte con le speculazioni, ragazzi, ovviamente, però io, dato che ci ho azzeccato la prima volta, io ve la butto là. Su Sony secondo me no, quindi su PlayStation io non penso proprio che la vedremo, ma secondo me su Switch questa non è così improbabile come cosa. Non è così improbabile perché secondo me avrebbero entrambi da guadagnarci. Dopotutto, Nintendo ha un'utenza diversa. E se permette ai suoi utenti Nintendo di comprare una Switch e avere comunque accesso al Game Pass senza sentire il bisogno di comprare un'altra console e senza sentirsi limitati dal fatto di aver comprato una Switch che non avrà accesso a un sacco di queste cose, secondo me vincono più entrambi, certo perdono anche qualcosa, ma secondo me è più la vittoria in questo, è più il guadagno. Che cosa ne pensate voi però? Stiamo spingendo un po' in là con delle speculazioni sicuramente e mi interesserebbe sapere qual è la vostra opinione. Pensate che io stia fantasticando troppo? Probabilmente sì, me ne rendo conto, però è poi così improbabile? Se non altro l'arrivo su Switch del Game Pass? Pensate che sia così controintuitivo, sia controproducente? Mi rendo conto che è abbastanza fantascienza, ma tutto sommato era fantascienza qualche anno fa anche pensare all'esistenza del Game Pass, all'esistenza di un xCloud messo dentro il Game Pass gratuito, ed era fantascienza pensare non solo all'xCloud sui telefoni, quello già meno, ma all'xCloud direttamente dentro la Smart TV, era fantascienza qualche anno fa. Potrebbe questa cosa che ho detto, il Game Pass su Switch, per esempio, xCloud su Switch nella fattispecie, non essere fantascienza fra, non lo so, un annetto e mezzo? Non lo so, ragazzi, che cosa ne pensate voi? Sono molto interessato alla vostra opinione, perché sì, stiamo speculando, però può essere interessante parlarne e potrebbe essere interessante giungere a una conclusione anche in vista degli acquisti che uno fa, perché non è che cambiano tutte le console ogni 2 anni, voglio dire, quindi se uno investe su un ecosistema, vorrebbe fare un investimento oculato, perciò parlare di queste cose non lo trovo neanche inutile da certi punti di vista, in caso queste cose venissero confermate. Ok? Bene, fatemi sapere qual è la vostra opinione, la sezione commenti è qui sotto. Per questo video direi che è davvero tutto, e grazie mille per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo ragazzi? A presto!